Mi viene da dire, perché la Brianza è sempre più invivibile. Allora, io vorrei ampliare un po' la riflessione di stasera, cioè vorrei unire un po' di puntini su una carta geografica immaginaria per arrivare a delle conclusioni. Faccio dei brevi esempi, partendo proprio dal caso del Monte San Primo. Faccio altri esempi, adesso ve li espongo, cercherò di essere breve e sintetico. Sì, questi altri casi sono Pedemontana Lombarda. Sta per ripartire la costruzione di autostrada Pedemontana Lombarda, attraverserà una zona del Vimercatese che è una zona prettamente agricola, nuovo consumo di suolo, di aree agricole fertili. Andiamo avanti, avvicinandoci un po' a questa zona, Cantù, da Cantù a Mariano, verrà attraversato un parco che è quello della Brughiera, Groane Brughiera, verrà attraversato un parco, verrà costruita una tangenziale per sgravare il traffico cittadino e quindi portare all'esterno il traffico pesante. Tangenziale costruita in buona parte all'interno di aree vergini e di un parco regionale, eccetera. Quest'altro caso. Poi mi viene in mente, poi farei degli esempi di situazioni qua nel triangolo lariano, ad esempio la dorsale del triangolo lariano, partendo da Brunate, arrivando proprio fin qui al San Primo, ci sono infiniti tratti di sentiero cementificato. Ora, perché sono stati cementificati? La dorsale lariana almeno il 50% è cemento il sentiero. Sono stati cementificati per rendere più accessibili i rifugi di montagna. E chi li ha cementificati? Con che soldi sono stati realizzati questi sentieri cementificati? Con i soldi probabilmente della comunità montana o delle amministrazioni provinciali e regionali. E però i rifugi di montagna del triangolo lariano, della dorsale, nessuno di questi è autonomo dal punto di vista energetico. Tutti hanno un generatore a gasolio che produce energia elettrica. Ora, forse era meglio spendere quei soldi per rendere i rifugi più ecologici e più sostenibili dal punto di vista energetico, che non andare in quella direzione. Morale della favola, tutte situazioni nelle quali si continua a consumare suolo inutilmente, suolo vergine che una volta consumato, voglio dire, non ce lo restituisce più nessuno. Il suolo non è un bene rinnovabile. Quindi abbiamo bisogno di invertire questa tendenza, ne abbiamo un assoluto bisogno. E vorrei dire che tutte queste battaglie sono portate avanti da singole associazioni. Ci sono tante persone volenterose, come sicuramente il vostro coordinamento, tante persone volenterose, tanti gruppi che si danno un gran da fare, però sono tutte battaglie singole. Oggi nel 2024 abbiamo bisogno di creare una rete tra queste associazioni e probabilmente abbiamo bisogno di creare un soggetto forte che le rappresenti tutte. A me spiace dirlo, ma anche Legambiente, della quale ci saranno sicuramente qua rappresentati, anche Legambiente probabilmente oggigiorno nel 2024 non basta più, si è istituzionalizzata, non fa sentire a sufficienza la sua voce. Ci sono tantissimi piccoli gruppi che lottano per singole battaglie locali, ma purtroppo non hanno la forza
di arrivare a un risultato, non sarà il caso vostro, ma in tanti altri casi lo è, in quelli che ho citato, per dire Piedemontana, tanti piccoli gruppi che a Cantù non ce la faranno, verrà consumato solo vergine, verranno realizzate opere insostenibili nel 2024, abbiamo bisogno di unire le forze. Questo è proprio un appello che faccio a questa sala e ai rappresentanti delle associazioni che magari ci sono qui, forse rinunciare un po' di qualcosa della propria singola battaglia per unirsi in un soggetto più forte che in realtà riesca a portare a un risultato positivo tutte le piccole battaglie che sono tante, che minacciano, che in fine dei conti minacciano la nostra qualità della vita. È un appello, spero che qualcuno lo accolga. Grazie per il...